L'impegno di carità assunto dalle suore della Provvidenza e dai laici che operano al loro fianco si inserisce perfettamente nell'epoca presente, ma ha radici molto lontane. Farne memoria, riferendoci alle fonti, è approfondire le motivazioni di questo impegno, per cui ora ne ripercorreremo le tappe. Tutto inizia nel 1798 quando padre Gaetano Salomoni dell'oratorio di San Filippo Neri viene a far parte della comunità di Udine, profugo da Mantova dove Napoleone ha disciolto tutte le comunità religiose. Anche a Udine, come nella sua terra, gli effetti disastrosi delle guerre e delle epidemie hanno seminato distruzione e morte. E padre Gaetano guarda con sgomento numerose bambine e ragazze in abbandono girovagare per le strade della città prive di speranza e di futuro. Prende allora la decisione di istituire anche in Udine una casa delle derelitte, sul modello di una che ha visto a Verona e di cui ne conosceva l'esistenza anche a Milano e in altre città. Le difficoltà sembrano insormontabili, ma la sua fiducia nella provvidenza è incrollabile. E nel 1816 riesce ad aprire la prima casa per le derelitte. Al suo fianco, fin dal primo momento, ci sono alcune nobili signore di Udine, ma a lui si unirà ben presto anche il giovane prete, padre Carlo Filaferro. Carlo nasce a Malborghetto nel 1786 da Francesco Filaferro e Antonia Lazzarini. Francesco aveva salde radici cristiane e una vigorosa fede ben sostenuta anche dalla presenza di due zii paterni sacerdoti, Don Giuseppe e Don Leo. Francesco aveva ereditato e gestiva alcune miniere di ferro in Valcanale, ma nel 1797, davanti all'avanzata delle truppe di Napoleone Bonaparte, fu costretto con tutta la famiglia ad abbandonare patria e beni, rifugiandosi esule a Klagenfurt. Persa ogni proprietà e lavoro, qui intraprende un'attività nel commercio dei salumi, garantendo così una vita ancora dignitosa alla sua giovane famiglia. Nel 1800 Francesco muore inaspettatamente e Antonia rientra a Udine presso la sorella Rosa, che l'accoglie assieme al figlio Carlo, 14enne. Antonia è una donna di grande fede, accetta da Dio la prova, distinguendosi anche nel sollevare e aiutare i poveri della città. Nello stesso palazzo in via Canciani a Udine, ove vive con la sorella, abita Domenico Scrosoppi, molto più giovane di lei, che attratto dalla sua bontà si innamora e la chiede in sposa. Dal loro matrimonio nascono due figli, Giovanni Battista nel 1803 e Luigi nel 1804. Carlo è studente in seminario. Nel 1806 decide di entrare nella congregazione dell'oratorio di San Filippo Neri a Udine e nel 1809 viene ordinato sacerdote. In oratorio Carlo conosce padre Gaetano, con cui condivide prima l'amicizia, poi il sacerdozio e infine l'amore per i poveri. Nel 1822, quando padre Gaetano, ormai anziano, si ritira a Padova, padre Carlo diventa direttore della Casa delle Derelitte. La vita cristiana della famiglia Scrosoppi e l'esempio di Carlo hanno avuto una benefica influenza sui due fratelli minori, Giovanni e Luigi, tanto che con grande gioia di mamma Antonia decidono a loro volta di entrare in seminario.
Luigi, ancora studente, frequenta la casa delle derelitte, è catechista e animatore di giochi. Divenuto sacerdote nel 1827, dopo un periodo dedicato alla predicazione, accetta di diventare vice direttore e la sua collaborazione si rivela sorprendente. La situazione economica nella casa è diventata difficile, al punto che si pensa ad una probabile chiusura. Nella biografia di Padre Luigi, l'autore Monsignor Guglielmo Biasutti scrive che in quella incertezza Don Luigi ragionò pressappoco così col fratello Carlo. Non è pratico aspettare le offerte quando vogliono arrivare. Occorre andarle a cercare. Le bambine hanno fame ogni giorno e per questo ci vuole un cercatore che metta tutta l'anima nella questua e che bussi senza timore alle porte dei privati, dei negozi e dei contadini nei cascinali suburbani. Cominciò subito, nel marzo del 1829, a mettere in atto il suo progetto, in cui esito positivo è documentato nel registro contabile di Padre Carlo. Di famiglia agiata e conosciuta nella Udine bene del tempo, quel bussare alle porte dei palazzi e dei negozi in veste di mendicante non gli deve essere costato poco. Monsignor Biasutti annota: Padre Luigi aveva preso sul serio le parole del Vangelo: ho avuto fame e mi avete dato da mangiare. Vide realmente Gesù nelle sue orfanelle. E tale visione lo ripagava dell'amaro sale di elemosine negate o male offerte e il duro salire e scendere di scale, forse solo per coglierne uno scherno. Quel suo bussare alle porte e al cuore di Dio e degli uomini sarà la caratteristica principale della sua santità. Una santità che si rivela anche attraverso il progetto spirituale che fin da giovane si impone per realizzare i valori di umiltà, povertà e sacrificio. A riguardo, il Tinti riporta i contenuti del programma che Padre Luigi chiamò Affetti e Pratiche Sante, che in seguito riprende nei propositi scritti nel 1852. Non devo adunque soltanto stimare ed amare la povertà, l'umiltà ed il patire, ma avrò a desiderare queste tre virtù, per praticare le quali e per desiderarle come sommo bene e mia porzione, mi terrò quale servo nella congregazione del mio padre San Filippo e quale servo pure nella casa della provvidenza del Santo Padre Gaetano. Visiterò ammalati e poveri, tenendomi pure presso di loro quale servo. Cerchiamo ora di cogliere come nella sua vita ha testimoniato questi valori. L'umiltà. Vive e collabora a fianco del fratello Carlo quasi nell'ombra. Non cerca riconoscimenti né premi. Per l'opera di carità avviata, il governo austriaco concede la medaglia d'oro a Padre Carlo e Don Luigi ne gode con tutta la famiglia delle derelitte. Per dare continuità all'opera, sente la necessità di formare con le giovani che collaborano nella casa una nuova congregazione religiosa. Dopo la morte di Padre Carlo, scriverà le regole e otterrà il riconoscimento da Roma. Ma non vorrà mai essere chiamato fondatore. Dirà fino in punto di morte che i fondatori sono stati i suoi fratelli. Non ha voluto lasciare scritto nulla di sé, anche se nelle lettere alle suore, di cui è stato maestro e guida, possiamo cogliere la sua grandezza spirituale. Evita di mettersi in mostra nelle occasioni pubbliche e le suore ricordano come nelle inaugurazioni di nuove attività preparava tutto, poi scompariva. Lasciava che fossero le suore a prendere parte alla gioia e alla soddisfazione della gente beneficata.
non ha mai voluto essere fotografato, nemmeno quando sul letto di morte le suore si sono fatte in quattro per avere un ricordo della sua persona. Per rimanere in ombra anche dopo la sua morte, dispose di essere sepolto a Dorzano, fuori dai rumori e dagli occhi della città. La gloria doveva essere solo di Dio. Lui non aveva fatto nulla di più che il suo dovere. La povertà. Gli abiti e le scarpe erano rattoppati in modo inverosimile, ma accoglieva con gioia quelli nuovi per farli recapitare poi ai giovani seminaristi. La sua camera era poverissima: un letto con un saccone di foglie di mais, un armadio carico di libri e una scrivania, lo stretto necessario per il suo lavoro. I suoi beni e quelli dei suoi fratelli sono stati donati interamente per sostenere le bambine derelitte, i tanti poveri della città e alcune iniziative che giovavano al bene spirituale della Chiesa udinese. Il sacrificio. Ma perché aspirare al sacrificio? Può essere questo un valore? Gesù ha accettato l'incarnazione e per portare a termine il mandato di salvezza affidatogli dal Padre non si è tirato indietro di fronte alla frusta, alla corona di spine e alla croce. San Luigi, come molti altri santi, vedeva nel sacrificio la via per completare il disegno di salvezza del Padre, seguendo quindi l'esempio di Gesù. Per questo trascorreva lunghe ore di meditazione e preghiera in ginocchio davanti al Gesù crocifisso. Faceva penitenze per riparare ad ogni minima mancanza. Viveva e lavorava per Gesù, che vedeva presente nei poveri. Quando li visitava negli ospedali, lavava e baciava loro i piedi ed insegnava le giovani suore a fare altrettanto. Non ricusava la fatica, nonostante la stanchezza e la malattia. Negli ultimi giorni, gravemente ammalato, si rifiutava di stare a letto per adempiere a ciò di cui ancora si faceva carico. Troppe faccende da sbrigare, diceva, per dare importanza a una malattiuncola come questa. L'ultima malattia fu dolorosissima. Quando ormai era incapace di alzarsi e aveva il corpo pieno di piaghe, ringraziava il Signore di poter condividere almeno nel dolore il sacrificio del Gesù crocifisso. La sua umiltà esercitava un forte fascino sulle suore e sulle giovani ospiti, che crescevano serene, responsabili e fiduciose nell'avvenire. La carità, diceva, è il fiore dell'umiltà. Il testamento spirituale che ha lasciato alle sue figlie al mondo è inciso in modo indelebile sulla sua urna. Carità, carità, salvare le anime e salvarle con la carità. Una carità che ha l'obiettivo di salvare tutto l'uomo, aiutandolo a vivere e realizzare i suoi valori umani e spirituali, curandolo nelle sue ferite, ma soprattutto comunicandogli la salvezza che Gesù è venuto a portare. Il no, nel vocabolario di Padre Luigi, era riservato solo al tornaconto personale, ai privilegi e alle situazioni di peccato. Ma quando di mezzo c'erano i poveri, l'unica parola possibile era il sì, indipendentemente da ciò che questo avrebbe comportato. Tante volte le suore e chi gli era a fianco non capivano questi sì, spesso dati senza nemmeno avere un'idea di come corrispondere. Ma lui confidava nella preghiera e nella provvidenza, e se dopo aver fatto tutto il possibile il risultato non fosse stato raggiunto, sapeva che Dio lo avrebbe perdonato, cosa non possibile se la sua risposta fosse stata no.
oltre al podere di Orzano, acquistato per portarvi le bambine convalescenti, ma soprattutto per produrre frumento, grano turco e tutto ciò che poteva concorrere al sostegno della casa di Udine, passo dopo passo, prima della sua morte, realizzò altre 11 opere di carità, asili, scuole, ospedali ricovero e altre strutture per i poveri sparse nel Friuli, nel Trentino e in Istria. Acta plurimorum, fratrum nostrorum, consilia. Beatos Aloysium Scrosoppi. Ma l'ultimo grande segno della sua santità è quello operato per mezzo delle sue figlie, le suore della Provvidenza. Dopo la sua morte, avvenuta nel 1884, l'istituto delle Suore della Provvidenza si è dilatato come una pianta radicata in un terreno molto fertile. Le 12 case fondate da Padre Luigi e le suore che hanno ricevuto la sua eredità spirituale si sono moltiplicate prima in Italia e poi in altri paesi. È proprio grazie a queste suore, ora anziane, che qui vediamo nella casa di Cormons, che oggi possiamo raccogliere frutti di carità in oltre 55 missioni nei paesi poveri del mondo. In Europa le troviamo in Italia, Romania e Moldavia russa. In Sud America, in Brasile, Bolivia, Uruguay e Argentina. In Africa, in Costa d'Avorio, Togo, Benin e Sudafrica. In Asia, in India, in Myanmar e in Thailandia. Il Signore è fedele per sempre, rende giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati. Il Signore libera i prigionieri. La fecondità di questa santità ha coinvolto anche decine di gruppi di volontari che si sono messi a fianco delle suore per dare sostegno e continuità alle loro opere. Suore e gruppi di volontariato nel 2002 hanno costituito un'associazione chiamata Solidarmondo, che ha come obiettivo di favorire le sinergie pur garantendo ad ogni singolo gruppo piena libertà e autonomia.